Ora, questa può sembrare un'affermazione, diciamo, la palestiana, però noi dobbiamo tenere presente che ci dobbiamo confrontare con le istituzioni, con il mondo della politica, dove ci troviamo spesso con delle persone, alcune delle quali lo ignorano, proprio perché non hanno cultura. Altri fanno finta di ignorarlo, perché in quel momento conviene magari dire loro, ma sai, non ci sanno soldi, non conta la cultura, se non farà meno, eccetera. E altri, qualche altro invece può avere interesse a ignorare la cultura, perché con la cultura la gente apre un po' il cervello, la testa, e forse capisce le cose che qualcuno preferisce che non vengano fatte. Ora io proporrei a tutti gli operatori di fare una bandierina, di metterlo sul sito e di ripetere giornalmente a tutti questa affermazione di Jack Lang. Perché non dobbiamo dare la possibilità ai nostri interlocutori di risponderci col fatto che i soldi non ci sono. Lo sappiamo che i soldi non ci sono, non ce l'abbiamo più nessuno, quindi questa è una cosa che noi stiamo a ripetere. Il problema è che nei momenti come la madre di famiglia magari in questo momento non compra più il biglietto, ma compra il petto di pollo, il politico dovrebbe fare la stessa cosa. In un momento in cui non si possono più finanziare tutte le istanze che pervengono, bisognerebbe avere il coraggio, che spesso nel mondo politico non c'è, di fare delle scelte, quindi di scegliere quello che va mantenuto e quello che invece può essere superfluo, almeno per un certo periodo. Un'altra cosa che ritengo importante sottolineare, e questo mi pare che non è una cosa che non condivido, almeno mi è sembrato di capire, è l'importanza di legare la cultura al turismo, perché una città come Pescara, che è una città di mare, che ha un turismo pressoché uguale a zero, se ci paragoniamo a Rimini o altre città che stanno avanti a noi 50-80 anni, ha bisogno non solo di qualche albergo migliore, di qualche struttura magari superiore a quella che c'è adesso, ma avrebbe bisogno anche di avere qualche cosa da poter offrire a chi deve venire a pescare. Io alcuni anni fa mi sono trovato, andavo in vacanza, mi sono fermato in Austria. Nell'albergo c'era il programma di Salisburgo, io l'ho preso convinto che fosse, era luglio, convinto che fosse il programma dell'anno in cui mi trovavo, era il programma dell'anno dopo, in cui c'era il programma da gennaio a dicembre di tutto quello che si fa a Salisburgo. Allora ho pensato che noi siamo ancora nel medioevo sotto questo punto di vista. Per cui io credo che legare la cultura al turismo sia una cosa importante. Noi l'abbiamo fatto in questi ultimi 2-3 anni con la regione, esportando, diciamo, il Festival Jazz prima a Chicago, quest'anno a New York. Quindi io su questo punto attirerei l'attenzione dei nostri interlocutori. Vorrei poi aggiungere due cose che non pensavo di dire. Una riguarda il teatro, ora il professor Martocci è andato via, mi dispiace, ma volevo dire che costruire un teatro, se l'atteggiamento della politica verso la cultura è quello di adesso, meglio non farlo. La costruzione di un teatro ha un senso se noi vogliamo dare un futuro più grande e migliore alla nostra città, se no quei soldi là ci saranno altre cose. E poi vorremmo dire a Diacolo che prima magari messo dalla foca sulla fretta di parlare, perché lui lo premeva di stare nei 3 minuti, ha detto che noi riusciamo a esportare le cose a Montesilvano. Beh, io sono tornato ieri sera da New York, dove abbiamo presentato il Festival Jazz con un grandissimo successo, portandoci dietro anche Simona Munigari, e mi sono trovato alla fine col console italiano prima e con il direttore del Festival di Sanremo, Mauro,
Mauro Pagani, che mi sono venuto a salutare. Mauro Pagani mi ha detto: io ti devo il concerto più bello della mia vita. Dico: quale? Quando sono venuto negli anni 70 a Pescara a sentire il concerto di Miles Davis e Jarvis. E la stessa cosa mi ha detto anche il coach, mi ha detto: ma io venivo sempre a Pescara, alle Naiari, a ascoltare tutte le belle cose che voi ci avete offerto. Quindi, insomma, andiamo un po' più lontano di questo. Grazie. Grazie Lucio. E voglio aggiungere, Lucio, che questo non ti va dato merito per quello che hai fatto con il Festival Jazz in tanti anni, sono 40, un tempo. 41, va bene. Roberto Ludovico del Governo regionale. Ah, come politico, non capisco. Anch'io c'ho una doppia veste, nel senso che sono operatore culturale, con la biblioteca di Giampaolo, faccio anche il coordinatore provinciale di Sinistra, Ecologia e Libertà. Anch'io vorrei ringraziare il Partito Democratico per questa occasione, no? Perché è un programma politico proprio per la città, o si costruisce in questo modo, confrontandosi con i cittadini, con i portatori anche di conoscenze e di proposte, di idee per la città, allora possiamo innescare veramente un meccanismo di cambiamento, altrimenti i programmini chiusi nelle stanze hanno una vita assolutamente breve. Concordo con la voce unanime, no, che riconosce il professor Pierluigi Sacco, no, una bella introduzione, cioè una fase di discussione molto stimolante che ci porta anche un po' fuori dalle sette in cui spesso, no, una discussione, diciamo così, intramedia, no, che ha orizzonti abbastanza provinciali e ci costringe anche noi, no, che ci confrontiamo con il niente, a spesso parlare del niente invece non vedere un pochetto un po' al di là di quello che succede nel mondo, e quindi creare un discorso di comunicazione, essere poi un circuito di dibattito e di discussione un pochetto più ampio, perché la cultura in fondo è comunicazione, è comunicazione. E noi su questo ci abbiamo un paradosso come Pescara, nel senso che la nostra città è stata inserita nel piano nazionale degli aeroporti, però l'alta velocità sulla linea adriatica si ferma ad Ancona, come se sotto Ancona non ci fosse più niente. E allora riprendere la questione grande del corridoio adriatico, dell'altra sponda, perché tutti gli investimenti che ci stanno in termini di trasporti infrastrutturali si fanno dall'altra parte. Quindi un primo ruolo della politica è quello di cercare di avere un rapporto, anche una serie di investimenti in infrastrutture, innanzitutto materiale, no? Che sono come quelle delle vie di comunicazione, che ridia alla nostra regione anche un ruolo importante all'interno della comunità economica nazionale. Un'altra cosa, no? Cioè, il professor Sacco un po' ci propone anche un discorso della cultura all'interno di una nuova visione del welfare, che è il contrario di quello che le politiche liberiste ci hanno proposto oggi. Cioè, come se le attività di cura fossero un costo da tagliare, senza invece sapere che comportano delle spese ancora maggiori e non risolvono nemmeno i problemi per cui i tagli si fanno. Quindi vedere la cultura in questo senso come un pezzo importante del nuovo welfare ci impone, come sulla questione degli ospedali, non partire dai medici, ma partire proprio dai destinatari dei servizi. E noi in questo paese abbiamo una situazione drammatica, perché sono sempre meno le persone che riescono a decodificare messaggi mediamente complessi. Attenzione, perché questo è un problema per la democrazia in questo paese, per la democrazia, perché la consapevolezza politica e culturale vanno insieme, non c'è l'una senza l'altra. Se ha vinto Berlusconi, perché prima di tutto ha vinto nella cultura, perché ha fatto diventare egemone una visione dei rapporti tra le persone, che poi ha avuto tutta una serie di conseguenze anche sull'economia, sul modo che c'è un modo di percepire se stesso. Quindi il progetto che ci propone è impegnativo, è importante proprio perché prevede un'altra visione della comunità e quindi delle relazioni tra le persone. E a Pescara questo vuol dire determinate cose, cioè tutta una serie di servizi di base, anche il centro-sinistra, diciamo, non è stato all'altezza.
non è stata all'altezza, perché tutta la rete di biblioteche di quartiere, che era un'eredità degli anni 70, che andava certamente ripensata, però è stata completamente lasciata morire. Noi abbiamo il problema della inclusione delle nuove povertà all'interno del circuito, perché se no siamo 1000 persone che veniamo a questi convegni, le cose ce le cantiamo, ce le suoniamo, e poi però le persone per le quali noi ci impegniamo politicamente non hanno nessun risultato del nostro impegno. Quindi partiamo proprio da uno sguardo nuovo e diverso. La sinistra è nata per rappresentare gli ultimi, cominciamo intanto gli ultimi a sentirlo, a vedere cosa pensano e inserirli all'interno delle nostre frequentazioni almeno, no? E anche questa è una cosa che un partito di sinistra dovrebbe ricominciare a fare. Noi come Sinistra Ecologia e Libertà su questo terreno siamo pronti a lavorare, perché vorremmo proprio che, partendo da un'alleanza di centro-sinistra, venisse fuori una proposta nuova per ridare a questa città, diciamo così, una opportunità di uscire dalle secche in cui questa amministrazione la segregata. Una delle annotazioni, cioè, io sento molte persone che pure hanno votato centrodestra, eccetera, che non sono affatto contente di come stanno andando le cose, perché una delle prime cose che si notano è la mancanza di cura della città. Ecco, la parola proprio del censista dovrebbe essere questa: prendersi cura, ricominciare a far funzionare le cose, ricominciare a far diventare questa città, cioè valorizzare proprio le bellezze e le potenzialità che ha. Un altro che usava le metafore oltre a Bersani era il presidente di Mao Zedong, no? Che sulla contraddizione diceva: se una gallina scalda una pietra non nasce niente, però se scalda un uovo nasce un pulcino. Grazie. Benvenuto l'intervento del professor Verini. E poi dopo facciamo parlare alla politica, però come vediamo che riusciamo a prendere qualche impegno, e poi alla fine vorrei fare anche concludere. Sacco è stato citato. Volevo quasi rinunciare a 2 minuti, allora farò delle riflessioni flash. Innanzitutto, buonasera a tutti, ringrazio gli organizzatori per questa occasione di confronto sulle iniziative culturali, che comunque rappresentano sempre dei momenti di crescita. Un saluto alle autorità presenti, all'onorevole Legnini, sottosegretario alla presidenza del Consiglio dei Ministri, al quale poi dirò qualcosa in termini di progetto di legge che stiamo elaborando, al consigliere regionale Sclocco, ai consiglieri comunali, all'amico Bruno D'Alfonso e a tutti voi che ancora avete la bontà, dopo io sarò proprio telegrafico, anche perché condivido pienamente la relazione del collega Pierluigi Sacco. Io volevo portare un contributo a titolo personale sotto 2 aspetti. Il primo, diciamo, da economista, che riguarda, che è la mia attività professionale quotidiana. Il secondo, da cittadino innamorato della cultura, che vorrebbe vedere nella sua città, nella città dove risiede e nella sua regione, un fiorire di iniziative culturali che servano per non soltanto per accrescere, diciamo, l'essere e lo spirito con le iniziali maiuscole, ma anche che abbiano una ricaduta in termini economici e occupazionali, vista la situazione in cui stiamo. Sicuramente la leva, come al solito, è di ordine finanziario. Abbiamo bisogno di una riforma fiscale seria che parta dal basso fino ad arrivare alla struttura governativa, e che tenga conto che tutte quelle risorse che vengono rastrellate sul mercato e impiegate in spesa pubblica improduttiva, che nella stragrande maggioranza dei casi è la spesa di mantenimento della struttura, di gestione, chiaramente non producono alcuna redditività in termini economici. Io sono un po'
un economista sui generis, intanto credo nell'economia della cultura, come è stato detto prima, credo che la cultura possa essere la prima industria in termini economici e occupazionali del nostro paese. Noi siamo la vera culla della cultura a livello europeo e spesso e volentieri questo lo dimentichiamo. La leva finanziaria e la leva fiscale, sicuramente una riduzione della pressione nei confronti delle famiglie, nei confronti delle aziende, comporta il mantenimento di risorse finanziarie che possono essere impiegate per sostenere i consumi per quanto riguarda le famiglie, per sostenere gli investimenti per quanto riguarda le aziende. Si è parlato prima di sponsor. Se le aziende non hanno a disposizione risorse, non possono, nonostante ci siano oggi nell'ordinamento giuridico italiano possibilità di dedurre dal reddito i finanziamenti a livello culturale, è chiaro che se non hanno le risorse questo non possono fare. A questa leva finanziaria, che a livello nazionale sicuramente parte dalla leva fiscale, a livello internazionale è stato accennato prima al programma Horizon 2014-2020, a livello internazionale abbiamo dei fondi strutturali, Jeremy, Jessica, che ci consentono di impiegare le risorse infrastrutturali per quelle iniziative culturali che, inserite appunto come si diceva in un piano culturale, diventino stabili. Quindi una formazione che non sia nozionistica, cioè fine a se stessa, ma che sapere che prenda forma e diventa azione nei confronti della comunità. D'altra parte il termine cultura deriva dal verbo polere, dal verbo, questa è una reminiscenza della mia formazione classica, prima ancora gli studi giuridici ed economici, e che mi fa ancora oggi ragionare non soltanto sui freddi numeri, ma su quello che poi questi numeri possono produrre sul sistema economico. Quindi colere, cioè coltivare da un punto di vista economico per far crescere l'individuo e la società anche da un punto di vista economico. Qui però bisogna creare, anche avere il coraggio, come è stato già ricordato, di creare le opportunità, le strutture idonee e il coordinamento delle tante attività culturali come momento di crescita appunto sociale. Voglio concludere, perché Moreno già mi sta guardando, mi sta già fissando, e giustamente ci sono gli altri interventi importanti da ascoltare, vorrei concludere con un'iniziativa che tutto sommato, da cittadino, dicevo, innamorato della cultura, abbiamo messo in campo insieme ad altri quattro professionisti, designer e architetti. Qualcuno avrà sentito parlare del premio design Abruzzo, portato anche qualche catalogo, che abbiamo svolto all'Aurum dal 15 al 18 maggio. Io sono stato coinvolto dal punto di vista, diciamo, giuridico per strutturare questa associazione, poi mi hanno voluto coinvolgere, mi sono lasciato coinvolgere. È stata una manifestazione che secondo me ha la possibilità di diventare la biennale del design del centro-sud, quindi un'aspirazione a livello nazionale e internazionale, con tutto sommato dei fondi estremamente limitati. E abbiamo avuto anche un convegno sul brevetto e sul diritto d'autore, e qui volevo riferirmi al nostro sottosegretario, perché abbiamo elaborato insieme al primo studio internazionale del diritto del brevetto, tra Isano e Cuonzo, tra l'altro Daniel Cuonzo è di origine pescarese, perché purtroppo noi abbiamo questa situazione di emigrazione intellettuale al di fuori della nostra regione che dobbiamo cercare di frenare. Stiamo elaborando un progetto di legge sul brevetto e sul diritto d'autore che sia operativo a livello territoriale, cioè che favorisca la crescita e che quindi impieghi questi talenti nel nostro territorio.
dobbiamo essere convinti innanzitutto noi. Io penso che, come è successo nel 1900 con gli illustri concittadini Gabriele D'Annunzio e Ennio Flaviano, possiamo tornare ad essere punto di riferimento culturale nel XXI secolo, sia come città che come regione. D'altra parte, chiudo veramente, il presidente Obama, vi ricordo, una volta ha detto, visto che sono state fatte varie citazioni, ha detto: sicuramente non so a chi non possa piacere l'Italia e chi non sia stato influenzato dalla cultura italiana. Sicuramente considero l'Italia parte di me stesso. Facciamola anche noi. Grazie. Grazie a lei. E poi dopo Mario Lasco. Allora, io rinuncio al mio intervento, lo farò in un'altra sede, ma perché questo è il primo mattone, io ho spinto tanto che ci fosse questa giornata, questa serata, per cui sono contentissimo di questo, e quindi avremo altre occasioni per entrare nel merito, gli spazi, i teatri, i finanziamenti, le professionalità, le storie e tutte quelle belle cose che abbiamo sentito fino adesso, io condivido al 99%. Consentitemi soltanto di esternare una mia emozione e coinvolgo il mio amico Mario Diorio. Mario, io ti voglio ringraziare questa sera, perché con il tuo intervento, che così accalorato, così passionale, ti ricordavo e ti ricordo così nel corso degli anni, ci mancava qualcosa in questo senso. Il teatro è provocazione, il teatro è stimolo, no? È input. Quindi questo tuo intervento, chi lo fa, chi lo esercita mi può capire meglio, mi ha fatto vibrare un attimino, perché ci bisogna indignarsi, bisogna incazzarsi, bisogna urlare qualche volta, e quindi questo è un messaggio che io darò come una spina al fianco degli amici del gruppo del PD, a cominciare da Paolo, da Moreno, da Luciano, perché tutte le cose belle che sono state dette, che abbiamo detto, poi devono avere un fine, devono avere un costrutto, no? E le potenzialità di questa grande città, perché la ritengo una grande città, sono tante e sono tantissime. Allora, all'atto di Pietrantonio e a Pierluigi Sacco, non state troppo lontani da Pescara, venite più spesso, lavoriamo insieme, confrontiamoci. Io propongo un tavolo un po' come i sindacati, no? Un tavolo permanente, tra virgolette, se si può fare questo, per poter lavorare, poter fare delle riflessioni, delle analisi, prima che si vada a votare, prima che poi si improvvisi, prima che poi si facciano le cose di fretta. E chiudo rivolgendomi al senatore Lignini, a Luciano D'Alfonso e agli altri politici che sono in sala, carissimi amici, con la mia stima assoluta. Attenzione, cioè, questo è il programma del PD che ho scaricato dal computer, e non so se Pochini o qualcuno tiene in mano a questa cosa. È un buon lavoro, devo dire, condivisibile al 99%, manca un po' di cose, però è abbastanza completo. Vi consiglio di scaricarlo, di andarlo a seguire, di andarlo a leggere, perché è fatto bene, c'è un buon lavoro. Ma una cosa importante che sottolinea questo documento ufficiale, Luciano, è che sulla scelta, poi qualcuno l'ha citato, degli assessori, e sulla scelta di quelli che poi devono attuare un progetto culturale, un programma, quindi sbattersi anche all'interno dell'istituzione, quindi all'interno della giunta, per avere più soldi e quanto altro, devono essere persone appassionate. Ecco perché ho citato le tendenze di Mario, perché come esempio, come modello, bisogna anche alzare la voce qualche volta in giunta, come detto, che possa avere i suoi effetti, perché se ci si batte per una cosa in cui si crede e ci possono stare pochi risultati, credo che la battaglia sia vincente e nessuno ce lo può rimproverare. Grazie. Grazie. C'era la rappresentante del Cresco, c'è ancora? Aveva fatto delle richieste, ma siccome Marilena conosce la situazione. Grazie al gruppo consigliare, grazie a Moreno
Presidente, grazie soprattutto ai professori che sono intervenuti, che hanno dato un lustro a questo tavolo, e soprattutto a chi è intervenuto e con grande difficoltà porta avanti questa professione e questa passione. Anch'io voglio essere breve. Intanto abbiamo dimostrato, questo forum è diventato un po' un tavolo tecnico, prima commentavo questo, e questo mi piace, ma oltre a piacere a me è molto utile. Un tavolo tecnico perché ancora una volta si è sfatato il mito che chi si occupa di arte è famoso. Siete stati tutti molto concreti, avete portato delle proposte davvero molto concrete sul tavolo. Sono più o meno d'accordo nell'impostazione non ho ascoltato il professor Sacco, ma ho ascoltato Oscar Bonamano, che in qualche modo si rifaceva al professor Sacco, e sono assolutamente d'accordo su quello che diceva lui, cioè il PD che cosa vuole fare. Allora, il PD innanzitutto promuove questo forum e oggi ascolta. Successivamente spero, sono certa che questo forum andrà avanti, e proveremo a mettere dei paletti sugli obiettivi che vorremmo raggiungere insieme. Avevo appuntato delle cose che sono state dette un po' da tutti. Non vado sul generale, cioè la cultura equivale a benessere, perché credo che su questo siamo tutti d'accordo. La cultura porta benessere non solo a chi la fa e a chi la porta avanti, ma soprattutto a chi ne usufruisce. La cultura ha bisogno prima di tutto di luoghi. A Pescara c'è fame di luoghi, e questa fame deriva probabilmente da una grande depressione o da una grande guerra che in questi anni purtroppo c'è stata a Pescara. E se in America c'è stato Roosevelt che in qualche modo, dopo una grande depressione, ha deciso di investire nella cultura e non di mettere l'ultimo punto all'ordine del giorno, e di creare anche quella che poi è stata Hollywood, lo voglio ricordare, grazie a Roosevelt. Questo deve succedere anche a Pescara, e il PD e tutta la coalizione di centrosinistra deve mettersi in mente che è necessario fare questo. I luoghi, qualcuno l'ha detto prima di me, Pescara è la città degli ex. Grazie a qualcuno che è anche qui presente, questa parolina in qualche caso è stata tolta, ma ce ne sono ancora: c'è l'ex Fea, c'è il Teatro Michetti, c'è l'ex Tribunale, la città della musica, che non è ancora ex, però è ancora chiusa, ci sta per diventare, pur non essendo mai diventata attiva. E poi dico anche un'altra cosa: c'è la stazione. La stazione è difficilissimo fare concertare con l'FSE degli spazi, ma ci sono degli spazi vuoti che assolutamente potrebbero essere, se progettati, insomma, potrebbero essere buoni. La seconda cosa, l'importante è di saper fare rete, l'avete detto tutti, l'importante è di saper fare rete, musei, biblioteche, associazioni, ma anche fare rete con la politica, affinché questo forum si trasformi in qualcosa, e già oggi l'abbiamo visto, di qualcosa di molto pratico e tecnico. Passo alla parte regionale. C'è necessità assoluta in Regione Abruzzo di fare una legge quadro, anzi due leggi quadro, una sui beni culturali e una sulle attività culturali, perché in Regione Abruzzo non esiste. C'è una necessità importante di fare una legge sullo spettacolo dal vivo, che in qualche modo prenda anche in considerazione anche le attività e le associazioni innovative, che non sono assolutamente comprese, perché innovative nelle vecchie leggi. E in questa legge quadro è necessario anche trovare dei capitoli, un modo per aiutare i giovani, le giovani generazioni, qualcuno prima di me l'ha detto, e quindi anche immaginarsi una quota di artisti, una cosa riservata ad artisti under 35 anni. C'è un'altra questione che riguarda il vuoto legislativo che c'è, c'è un vuoto legislativo che va colmato con una legge quadro, ma ci sono anche delle leggi che vanno in qualche modo riprese, recuperate e riadeguate, soprattutto riadeguate ai criteri europei, perché sono leggi molto vecchie e assolutamente non hanno più le gambe per camminare, per cui c'è bisogno anche procedure di bando, perché l'Europa, c'è una legge in regione, ci sono dei fondi europei, l'Europa prevede che questi fondi vengano usufruiti, vengano dati attraverso i bandi. I bandi devono avere procedure chiare, che molto spesso non lo hanno, e anche una valutazione dei progetti molto più trasparente, perché questo purtroppo in Regione Abruzzo non succede. 3. Continuità programmatica. Io so, perché conosco molti di voi, e so in quali condizioni state lavorate molto spesso. Molti di voi lavorano anche con situazioni delicate, parlo della città di Pescara, e sono state anche in grado, in momenti delicati della città, di sostenere e di supportare
coloro che sono i vostri primi fruitori con grandi difficoltà. Le vostre i vostri programmi devono avere una continuità programmatica anche per quanto anche perché, come dire, i lavoratori del latte hanno bisogno anche di poter respirare, oltre che poi comunque molti obiettivi si raggiungono anche con più tempo, hanno bisogno di più tempo per essere raggiunti. Dal punto di vista finanziario, allora, questo, come dire, era un quadro veloce, velocissimo dal punto di vista legislativo. Per quanto riguarda la parte finanziaria, in Regione Abruzzo c'è un dramma totale, un po' per difficoltà oggettive, un po' per incapacità oggettive. Allora, primo, in questo momento le direzioni regionali stanno scrivendo la progettazione regionale POR 2014-2020, e cioè che cosa vuole fare l'Abruzzo con i fondi POR europei che saranno erogati dal 2014 al 2020. Allora è necessario, e di questo prendo l'impegno qui per essere molto concreta come se lo siete stati voi, è necessario che la Regione Abruzzo scriva che si impegnerà ad assicurare l'utilizzo di almeno 40 milioni di euro per il settore cultura. Purtroppo abbiamo avuto un'occasione persa, prima lo diceva il professore, il progetto Gessi, che sono stata tra l'altro io a denunciarla su tutti i giornali, abbiamo perso un'occasione d'oro, che è quello lì, che era il progetto Jessica, un progetto che poteva essere importantissimo per Pescara, ma che è fallito miseramente perché Chiodi, e devo dire purtroppo l'ingegner Soggi, che in qualche modo è stato il regista di questa cosa, non ha saputo portare a termine questo progetto che significava fondi per la città, tra l'altro anche per la città di Pescara. E la Bei so che non vuole sentir parlare più dell'Abruzzo, perché insomma, come dire, è stato un vero e proprio flop. Quindi ecco, la prima cosa, assicurarsi che nella progettazione Porfest 2014-2020 ci siano almeno 40 milioni per la cultura, perché pensate che in questi anni, nel POR precedente 2007-2013, la cultura ha avuto solamente 4 milioni di euro destinati solo ed esclusivamente alla città dell'Aquila e al cratere. Attenzione, città dell'Aquila, come sempre dice Moreno, ma attenzione perché, come dire, si è fatta un'operazione lasciando completamente da parte tutto il resto dell'Abruzzo, ma non dando neanche una risposta concreta all'Aquila, perché, come dire, all'Aquila forse sarebbero serviti 400 milioni di euro, quindi quei 4 milioni di euro non hanno fatto niente, e, come dire, dall'altra parte il resto dell'Abruzzo non ha avuto comunque niente. È necessaria anche un'altra cosa, questo nell'immediato. Ci sono molti fondi, abbiamo fatto una relazione di bilancio che sarà pubblicata tra l'altro domani su Dura, un paio di settimane fa, che prevedeva lo sanno molti di loro perché ho avuto una riunione con il coordinamento che mi dice, che dice libri che nominavi prima, sono stati rimpinguati i fondi per alcune leggi, la legge 5, 15 eccetera eccetera, di 450 milioni di euro, a parte che sono stati presi questi fondi da dei fondi RIA, cioè che comunque insomma spettano ad un'altra questione, e quindi non so quanto poi questi soldi si potranno realmente usare. Ma comunque questi soldi sono spiccioli, comunque non sono sufficienti, e ci sono invece molti altri fondi messi in capitoli che non verranno, in capitoli diversi dalla cultura, che non verranno spesi e che devono assolutamente essere spostati, perché se non verranno spesi verranno disimpegnati in qualche modo, non andranno né per i capitoli, mettiamo, dei rifiuti, né neanche per la cultura. Quindi è necessario fare un disimpegno, uno spostamento, una variazione tra i fondi, dei fondi non spesi per rimetterli nella cultura. Ultimi due argomenti e chiudo davvero. Forse in pochi hanno toccato queste due questioni. Uno, centro servizi culturali. Allora, la biblioteca forse è la prima, insomma, sul territorio, magari qualcuno non va a teatro, però quando studia, almeno durante il periodo dell'adolescenza, la biblioteca ci va. Le biblioteche in Abruzzo sono veramente a terra, c'è il centro servizi culturali che scarica, eccolo qua. Sa che ho seguito più volte questa questione, ma c'è un centro servizi culturali a Pescara, ma neanche in altre province, che è della regione, che ha più o meno 3.000
ricordavo bene, 3.000 euro l'anno per la, l'anno per la gestione delle attività culturali, della, una biblioteca regionale, perché poi è quello, 3.000 euro l'anno. Questo è l'interesse che la Regione Abruzzo dà, dà alla cultura attraverso uno strumento che la Regione Abruzzo ha, e cioè la biblioteca, per cui loro si inventano di tutto, perché poi veramente si inventano di tutto e cercano di fare progetti prendendo fondi un po' da una parte e un po' da un'altra, ma insomma questo ci dà l'idea di quanto interesse loro hanno. E l'altra questione è una questione proprio delle biblioteche in generale, chiudo, nelle biblioteche in generale, e la biblioteca provinciale, adesso non vedo più il direttore, è chiusa, la biblioteca provinciale è chiusa perché ha problemi strutturali, Mattoscio non c'è. Io stesso ho fatto una letterina al dottor Mattoscio chiedendogli di spostare la biblioteca provinciale al Banco di Napoli, insomma io non so se vorrà dare questo al banco, insomma vorrà darci questo, questa bella notizia, ma credo di no, ma comunque credo che tra i vari ex della città di Pescara credo che un posto di primo ordine la biblioteca provinciale lo debba avere. Grazie. Grazie, grazie Marina. Il sottosegretario, l'onorevole Toni Castricone, mi ha mandato un messaggio dicendo che prima non ci considerava l'ora. Grazie Toni. Ma intanto complimenti al PD, complimenti a voi che avete consentito la riuscita di questa bella iniziativa, un grazie a Giacinto di Pietrantonio, a Pierluigi Sacco, perché hanno organizzato, diciamo, le infrastrutture di questa bella riunione, conferenza, confronto, forum. E poi anche alla qualità degli interventi che abbiamo toccato con mano tutti, interventi professionali segnati da qualità e capaci anche di fissarci l'agenda. Credo che ci sia lo spazio per riportarci i compiti a casa. Io voglio fare una riflessione che possa essere nei 3 minuti e magari anche contribuire a impegnare anche l'agenda di Giovanni Legnini per il ruolo che ha adesso e che io sono convinto sarà molto utile alla nostra regione. Mettiamoci d'accordo su un fatto, è stato detto, io voglio concorrere, la cultura serve, è necessaria, e per fare in modo che venga colta la sua necessità si capisce che quello che più ci facilita è descriverne la convenienza. Io credo che a tratti, per responsabilità generale, o si è dato per scontato o non ci si è impegnati in maniera adeguata per descrivere la convenienza di questo straordinario, diciamo, luogo e contenuto di impegno delle persone singole ed associate. E perché conviene dedicarsi, investire, facilitare, promuovere la cultura? È stato detto, però lo voglio rafforzare. Per esempio, per quanto riguarda i luoghi e le città, ci potrebbe tornare utile un piccolo meccanismo intellettuale. Se una città non disponesse di animazione culturale, che sarebbe? Assomiglierebbe a un cimitero. Sarebbe la negazione della vita, della vitalità, dell'effervescenza. Sarebbero mura senza il giusto livello, diciamo, di coinvolgimento delle persone singole ed associate, ma non solo, sarebbero anche luoghi privi di significato, privi di capacità di appartenenza, privi di espressione di senso. Ed è su questo che io vorrei provare a dire una cosa, per quanto mi riguarda, che mi impegna. I luoghi, i territori che non hanno significato poi non riescono a determinare investimenti, insediamenti, attrazioni. Siccome Marinella Sclocco, in quell'intervento, ancorché accelerato, è stata chiara nel dire che, insomma,
avete dato un contributo davvero professionale e anche professionalizzante. Io vi voglio raccontare un episodio di un grande imprenditore, trattino proprietario di una multinazionale, che fortunatamente, e spero domani non fortunosamente, è venuto ad investire in Abruzzo, Sar Emsar di Atlanta. Io ho la fortuna di conoscere la proprietà, l'ho conosciuto in una circostanza speciale per me e per lui, gli ho chiesto: ma quando voi decidete di andare in un luogo o in un altro, qual è la motivazione scatenante? Beh, vi assicuro, entrando nel merito, che non c'è più per loro la questione della convenienza economica e neanche più la questione della convenienza fiscale, o i pacchetti formativi facilitati, o i pacchetti tecnologici, o gli accordi facili tra le rappresentanze sindacali, ma la qualità della vita di quel luogo, soprattutto quando termina l'orario di lavoro di coloro i quali sono dedicati a quell'attività produttiva. Adesso diamo per scontato che questo è vero per loro e che non sarà vero per tutti, ma continuerà ad essere vero per una porzione crescente di imprenditori. Questo, per esempio, a me, che nonostante una piccola quantità di nemici che ho minimale, continuo a pensare di dover fare il decisore pubblico, mi motiva molto. Io in questo modo scopro e rinvengo la convenienza di facilitare eventi culturali. Poi vi dico anche quello che penso nel mio essere privato, nel mio essere cittadino singolo, diciamo prima della mia curiosità e della mia passione per la decisione pubblica, perché ritengo importante promuovere la vicenda culturale. Però adesso ve lo voglio dire vestendo i panni del decisore pubblico che non sono in questa fase. Penso che neanche l'Europa si accorge del bisogno di arricchimento infrastrutturale di un territorio se in quel territorio non c'è la vita, non accade la vita, non si determina una mobilitazione culturale, non si coltiva per esempio la domanda sui perché. Perché poi tutte le espressioni culturali facilitano, possono essere associate attorno all'abitudine a rendere più facile la domanda del perché. Cacciari mi aiuterebbe facendomi pensare, per esempio, che la cultura facilita il ritrovamento del bello, ma il bello in una dimensione culturale non è la coincidenza con la perfezione, ma è l'espressione di senso e di significato. Allora, dentro questo quadro, promuovere la cultura significa fare in modo che poi un territorio assuma quasi dignità nel convincere il direttore generale di Bruxelles ad accorgersene che esiste una porzione di sito che non fa 10 milioni di abitanti ma ne fa 1 milione, però ha diritto ad avere uno scalo portuale su misura, un'alta velocità. Io venerdì incontro Moretti per convincerlo a venire il 13 di luglio a Chieti a fare un ragionamento su un grande dell'Abruzzo che ha fondato le ferrovie, ma poi a parlargli del tema della mancanza di infrastrutture ferroviarie in Abruzzo. Noi nel dossier delle ferrovie siamo una landa con pochi abitanti, con un po' di sofferenza e qualche invalidità. Se siamo capaci di descrivere che oltre a questo ci sono dei grandi significati meritevoli di investimento, è fatto. La Puglia del presidente attuale della regione, non lo cito perché è apparso per alcuni giorni della settimana scorretto, perché quando ci sono gli impegni si mantengono, lui è riuscito ad avere gli investimenti infrastrutturali ferroviari poiché è riuscito ad esprimere il significato di quella terra e del rapporto del sole con quella terra e del rapporto di quella terra, di quel sole con il mare. E quello accade quando uno è nutrito dall'espressione culturale. Per me come persona, perché è importante? Prima pensavo tra me e me stesso, esisterebbero i diritti senza la cultura? Non la norma che è la manifestazione della potenza o dell'eletto o del situato in alto, non la norma, ma l'incontro della norma con le persone che vivono danno luogo ai diritti. I diritti sono il frutto di una produzione intellettuale che quando incrocia la cultura allora sì che dà luogo al vissuto dei diritti. È uscito un bellissimo libro che vi consiglio per chi non l'ha già fatto sul tema della lettura. Perché le nazioni falliscono o perché prosperano? Le nazioni falliscono e prosperano non perché c'è il sottosuolo, o si diceva negli anni 70 perché c'è il clima buono,
in Turchia si continua a pensare che l'Italia sta indietro perché noi facciamo la siesta e quindi c'è troppo caldo secondo loro, il caldo del Mediterraneo e dell'Adriatico secondo quelli che hanno parlato con me, naturalmente mi hanno anche meravigliato. Ma i diritti consentono che le nazioni riescano a prosperare e poi, se non se ne accorgono della domanda di diritti, anche a fallire. Che cos'è che facilita i diritti? L'avanzamento dei diritti, il confronto, il dibattimento, la coltivazione dei punti di vista differenti. Io penso che in America è stato questo in quella fase, questo ristabilimento dei punti di vista differenti che hanno generato diritti più diritti. La tolleranza, Richard Florida per esempio ha fatto un trattato sulla forza della tolleranza e della promozione anche dell'economia delle città. Siccome io ho sempre la passione di fare il pericolo agrario, adesso voglio dire quello che mi piacerebbe fare se avessi il potere regionale. Innanzitutto continua a rimanere vero che ha ragione Capograssi, che la cultura è affare della società e non è affare dello Stato e del potere. È un affare della società. Io quando vedo gli assessori che costruiscono il loro evento nei confronti della società è come se fosse contro la società. Il secondo dato che vi voglio permettere di dire è che i poteri dovrebbero facilitare le risorse. Quali? Le risorse strumentali, gli spazi. E noi abbiamo avuto un merito in quei famosi 2000 giorni. Anche giuridicizzati, abbiamo prodotto un grande ritrovamento di spazi e resi quegli spazi utilizzabili. Adesso la meccanica regolamentare forse deve essere più semplice probabilmente, ma gli spazi è indubbio che ci siano, ed è straordinario che uno spazio che non è esattamente più così propriamente comunale o diciamo istituzionale comunale come è il MATA, è straordinario che sia un luogo di grande liberazione, diciamo, di bravure, di competenze, di immaginazione culturale. È straordinario, è come se si fosse determinato, lo dico a te Pierluigi, una specie di possesso comunitario di quello spazio. È straordinario. Io questo è il di più che vedo su quel sito, che mi piacerebbe informasse di sé tutti gli altri siti a valenza patrimoniale della città. Una devoluzione sul piano del possedimento comunitario anziché della proprietà comunale, e quindi quello deve essere il miraggio, la tendenza. Ma se le risorse strumentali sono il primo compito di questa agenda, l'altro compito qual è? Facilitare le risorse organizzative e finanziarie. E qui arriviamo al punto, ed è la ragione per cui era bene che parlassimo alla fine, io un po' di meno e Legnini un po' di più. Come si fa a trovare le risorse finanziarie? Allora, io mi rifiuto di ritenere che la politica davanti alle questioni complesse non può fare nulla. Io non lo cito per carità di patria, un assessore autorevole, sia della vecchia consigliatura, quella finita con un processo, che mi auguro vada bene, sia quella attuale, hanno avuto due assessori, entrambi accomunati dal fatto che quando compaiono nella società questioni complesse la politica non può fare nulla. Allora io mi iscrivo ad un gruppo di persone secondo il quale quando compaiono questioni complesse non è vero che la politica non può fare nulla, e la politica riesce a fare primo se studia, secondo se intuisce, terzo se ascolta, quarto se elabora, quinto se valuta, sesto se decide. E allora, su questo piano, come si può fare? Possiamo metterci d'accordo che se la cultura conviene, fa bene, avete detto voi fa mangiare, se lo dico io è un reato, per cui non lo posso dire, fa bene, conviene, produce ricadute ulteriori, possiamo fare in modo che anziché lo stanziamento che comincia e finisce, possiamo ragionare nei termini di percentuale di un bilancio? Percentuale? In Germania il rapporto sulle cose che valgono tra un Länder e il governo della Repubblica è sulle percentuali del bilancio, non su un dato quantitativo. Quindi un primo stabilimento, diciamo così, di meccanica decisionale culturale, proprio di abitudine mentale a concepire il che serve, quanto serve,
di ciò che serve. Secondo, facciamo valere questa percentuale, sia nel bilancio del tutto una parte va per le iniziative culturali destinate alla società, è la società che fa eventi culturali. Quando si fanno investimenti sul territorio per costruire strade, porzioni di edificato destinate a soddisfare domande di vita collettiva e individuale, scuole, università, una percentuale di quel quantitativo che viene destinato a realizzare l'università nuova, la strada nuova, l'autostrada nuova, la ferrovia nuova, una percentuale di quel quantitativo che va a garantire copertura finanziaria di quell'investimento realizzatore sul suolo, che sia destinato alla cultura. Adesso vi dico una cosa che non è di moda, però io che ci credo, per me è sempre di moda. Un vescovo di questa città aveva il problema di consentire la vivacità e vitalità della sua comunità religiosa, concepì con l'ingrandimento urbanistico delle città una specie di aggancio finanziante che potesse aiutare la sua comunità religiosa. Per gli oneri di urbanizzazione, una certa percentuale è destinata a supportare la vitalità della comunità religiosa. Vedete quando ci si consente la solitudine, la riflessione, l'allontanamento dal telefonino, la concentrazione. Il fatto cioè che i temi complessi vanno sindacati, indagati e sindacati, poi la soluzione può arrivare. Terzo dato, facciamo in modo che ci sia anche una logica di premialità. Qui Legnini, diciamo, ha un'abilità emendativa impareggiabile. Facciamo in modo che quelli che non destinano risorse, qui parlo adesso del privato, alla animazione del sostegno alla cultura, quelli che non hanno da raccontare, che mai hanno fatto nulla per la cultura, non hanno né l'assegnazione di punti necessaria come regola di ingaggio per certi bandi, ma addirittura sono trattati differentemente e in maniera sfavorevole rispetto a coloro i quali invece hanno investito. E cioè, i bandi regionali non saranno più solo un affare del meccanicismo automatico della burocrazia, ci sarà l'indirizzo, e l'indirizzo è un momento maestoso dell'attività amministrativa, è lì che si gioca tutto ed è lì che io ho convinto quelli lì che mi volevano giudicare. È sull'indirizzo che io mi riprendo il mio eletto dalla gente, la gente mi elegge per fare in modo che io dia indirizzo alla struttura, ed è sull'indirizzo che tu veicoli o quello che sai o quello che non sai. Dopodiché la struttura fa l'attività di semplice lavorazione da cucina, ma per il bando IPA, per il bando riguardante quella assegnazione di risorse, un punto fondamentale di accesso a quel bando è che tu possa testimoniare nella triennalità che hai sostenuto esperienze di questo tipo. Che cos'è che me lo impedisce di fare questo? Te lo impedisce non averlo pensato. E perché non l'hai pensato? Perché sei stato vinto dalla pigrizia. E la pigrizia quando è che interviene? Quando tu parli solo con te stesso, sei un uomo palo. Quando uno è un palo è filiforme, e questo accade negli ambienti tutti uguali. Quando ci sono gli uguali che parlano tra loro, nascono i pali. E i pali non decidono, non sanno fare, non affrontano le questioni complesse, si danno ragione, si stringono la mano, organizzano magari anche le trappole momentaneamente vincenti, però poi succede che riescono i lupi e poi vincono le competizioni. Allora, quello che io mi permetto e concludo, sul tema delle risorse si può fare molto scuotendo la ricchezza dove c'è. Perché su Mito si è stati capaci di fare quella cosa gigantesca? Che Chiamparino è bravo, non la morale, Chiamparino è bravo. Chiamparino ha creato la stella cometa e poi con la luce della stella cometa ha convinto tutti. Ha organizzato attorno alla stella cometa una tale luminosità che ha convinto tutti. Certo, un Mito non è possibile dappertutto, però qui ce l'abbiamo qualcosa che assomigli alla evocazione di un fatto molto importante. Concludo, cari amici, non, veramente non voglio più dire, perché insomma, io ho una tale voglia di dire ad alta voce che voi, il mio avvocato mi dice non parlare. Serve anche la qualità da parte di chi fa cultura. Il migliore Ciampi, quello del governo, della salvezza nazionale, ci lasciò dentro
è sempre la qualità quando si fanno i ponti, le autostrade, la solidarietà, la prestazione sanitaria, anche quando si fa cultura si fa qualità. E noi dobbiamo reimparare a giudicare, e nulla è più scontato. Io credo che un forum di questo tipo vada mantenuto in vita, non come lo specchio di una piattaforma, ma come essa stessa una piattaforma di intelligenza. Io ringrazio tutti quelli che hanno parlato, quelli che hanno lavorato affinché riuscisse questo evento, e poi soprattutto mettiamoci al lavoro perché ce la possiamo fare. Grazie Alessandro. Beh, introduco il sottosegretario Michini con una dichiarazione che Ricoletta ha fatto subito dopo aver assunto la presidenza di televisione. Ha detto: se diminuirò di un euro il budget per la cultura mi dimetterò il giorno stesso. Il problema è che già è basso il budget. Grazie, vi rassicuro sul fatto che parlerò meno di Luciana, quindi perché siete stati molto pazienti. Si è messi dietro le quinte tu. Pomeriggio, una serata molto ricca, partecipata, io ho ascoltato solo un pezzo pur importante delle cose che sono state dette, chiedo scusa per il ritardo, ma per essere stato anche durante l'ultima fase, ma vorrei farmi. Penso che questa iniziativa sia assolutamente importante, rilevante, la raccolta e il confronto delle idee ha un valore in sé, ce l'ha tanto più quanto, come in questo caso, gli interventi, i contributi sono stati ricchi, molteplici, competenti e appassionati, ce l'ha per il futuro di Pescara, ma ce l'ha per il futuro di questa regione, lo ricordava adesso Luciano, poi io riprenderò rapidamente alcune idee che tu hai qui esposto sul tema delle risorse, però mi fermo e basta perché appunto tanto non voglio trattenermi molto. Ce l'ha per la nostra regione, io credo, stato evocato l'Aquila prima, Marinella lo diceva, l'Aquila ha un valore in sé, si è candidato a capitale europea della cultura, insomma, è una storia a sé che ha un enorme rilievo e un enorme valore, ma i cittadini abruzzesi intanto possono fruire, hanno la possibilità e avranno la possibilità di fruire di un'offerta culturale adeguata all'altezza dei tempi, in quanto è Pescara che produce questa offerta culturale adeguata. Io lo dico anche non da Chietino, perché non sono Chietino in senso stretto, ma insomma domiciliato a Chieti, la storia, la cultura, il teatro, tutte cose rispettabilissime, ma o noi qui, come si è fatto in questi anni, oppure noi che abbiamo lottato, come tolgo la presidente della fondazione che prima diceva che bisogna puntare ai grandi progetti, noi dobbiamo smettere di avere questo timore provinciale, diciamo che se facciamo un progetto grande, ambizioso, siccome siamo in Abruzzo e siamo abruzzesi che non ci riusciamo, non è vero, bisogna puntare in alto, bisogna essere ambiziosi anche su questo momento, altrimenti non intercettiamo nulla. L'obiezione delle risorse, che è un problema, che è il problema dei problemi sul quale ci misuriamo quotidianamente, che riguarda tutte le articolazioni della politica culturale. Di emergenze ce ne sono una quantità enorme. Io per esempio sono molto preoccupato dello stato, tutti credo dobbiamo essere preoccupati dello stato del manutentivo dei beni culturali, delle opere artistiche, della possibilità per il futuro, se non si inverte il trend di rinsecchimento delle risorse finanziarie, di mantenere questo enorme patrimonio, il più importante al mondo, di beni culturali. Ma potrei dire molte cose di molti altri settori, ma com'è che si supera questa obiezione della... Tu facevi qualche, come sempre, intelligente riflessione proposta, io voglio aggiungere qualche altro elemento. Allora, innanzitutto, quando si dice, sicuramente è stato un argomento evocato anche in questo pomeriggio, che il nostro paese
spende meno degli altri paesi europei per la cultura, si dice una cosa assolutamente vera. Ma questo non vale solo per la cultura, questo vale per la scuola, per l'università, per la sanità, per tutto, e oggi vale per le infrastrutture. Noi spendiamo meno su tutto, poi questa distribuzione tra i vari componenti della spesa pubblica si potrebbe correggere. Perché spendiamo meno per tutto? Per la ragione che abbiamo il fardello micidiale che altri paesi hanno in modo molto inferiore al nostro degli interessi sul debito. Questo è che comprime inesorabilmente, e noi non è che possiamo pensare che usciamo dalla crisi ignorando, aggirando questo. E quindi nel momento nel quale ci facciamo promotori e portatori di proposte e di idee sulle fonti di attingimento di risorse per la politica culturale del nostro paese, ma anche nelle realtà locali, regionali, territoriali, non possiamo ignorare questo dato. Possiamo dire: ma se la politica vuole, se i governi vogliono, il centrodestra, il centrosinistra non cambia su questo, si può. Bisogna inventare qualcosa di nuovo, di più, anche io per esempio, vi faccio l'esempio di due o tre cose che ho fatto tra ieri e oggi, per dire di che cosa parliamo. Stamattina ho fatto un incontro con la radio, mai avrei pensato di essere chiamato a fare una cosa del genere, con la radio televisione cinese, la TV cinese. Il vicepresidente della radio TV cinese, il primo incontro con il governo italiano che mi è stato delegato, per vedere se è possibile inaugurare una cooperazione. Cioè, ho visto venire che ci sta venendo, perché è un esperto. Allora, io quando me l'hanno detto qualche giorno fa, mi hanno detto no, lo devi fare tu, io vabbè, se lo faccio sarà un bicchiere, hanno un caffè, e invece stamattina ho potuto constatare che è una cosa molto seria. Non solo non c'è un euro per sostenere una politica, con la cultura c'entra poco in senso stretto, ma un po' meno c'entra. Mi ha colpito per esempio quando io ho detto a questa delegazione noi rappresentiamo il meglio della cultura, della storia, voi rappresentate il massimo del presente e del futuro, dobbiamo coniugare. Se ne sono un po' risentito, perché loro hanno ragione. No, lo dico perché insomma loro ci tengono moltissimo alla storia, alla cultura, molto più di noi. E quindi, ma insomma, è una roba, era una cosa dovuta. Non c'è nulla, ma lì quella cooperazione che serve a far lievitare lo scambio economico dal quale dipende molto della possibilità di ripresa della nostra economia, produce risorse finanziarie che in qualche modo puoi utilizzare anche per una politica culturale oppure no? Oggi pomeriggio sono partito in ritardo perché la ministra dello sport mi ha chiesto di andare a sostenere una risoluzione, una cosa, perché per dire come ormai siamo all'emergenza totale, non lo sapevo, l'ho appurato oggi, nel 21-29 settembre ci sarà il campionato mondiale di ciclismo in Toscana. Non c'è un euro per il campionato mondiale di ciclismo, e così non si trovano le risorse, stanno già smontando le strade, non sanno come fare l'aereo che fa più fatica. Siamo a questo livello. Ieri ho incontrato, e poi mi fermo con le menzioni, ho attivato la prima riunione di questo tavolo con l'editoria, editori, la mia, la redazione della stampa, l'ordine dei giornalisti, piccoli editori, giornali online, eccetera, eccetera. Tutto il mondo dell'editoria, che è un mondo molto complicato e attentissimo. E ho fatto loro questa proposta che in questi giorni ho anche avuto modo di esternare pubblicamente: ma è possibile che dopo anni di drastico ridimensionamento delle risorse anche su quel comparto, nella logica che dicevo prima, per la necessità che dicevo prima, il professor Verini prima diceva il diritto d'autore che è un problema di enorme portata, si continua a pensare che, a proposito della rinunciazione che dicevi tu, che noi andiamo all'economia e gli chiediamo soldi e prima o poi arrivano soldi? Non sarà così. Ho detto proviamo a vedere dentro questo mondo.
tanto, se è possibile trovare risorse per... Per esempio, mi hanno spiegato, io lo sapevo, ma lo sapevo fino a un certo punto, che una parte della ricchezza, una parte importantissima della redditività, una volta appartenenti agli strumenti tradizionali della comunicazione, la carta stampata e così via, si è trasferito sui motori di ricerca, cioè Google e quant'altro, no, è poco altro per la verità, che è quasi monopolista. Poi andando a vedere, vai a vedere che la Germania ha attinto da lì, che la Francia ha attinto da lì, che altre, la Spagna ha attinto, e l'Italia no, solo l'Italia no. Cioè i giornali mi hanno spiegato, faccio questo esempio e poi mi fermo, mi hanno spiegato che hanno avuto il calo per effetto della crisi, ma anche per effetto di questo fenomeno, del 50% della raccolta pubblicitaria, e quindi stanno in crisi, per forza che stanno in crisi, non solo, ma poi ci chiedono gli ammortizzatori, ci chiedono il prepensionamento, eccetera, eccetera. Una parte di quel 50% è andata ai motori di ricerca. È possibile, i motori di ricerca fatturano la pubblicità in Italia dall'Irlanda. Io non lo sapevo, dall'Irlanda, un fenomeno di elusione fiscale legalizzata. Allora, noi adesso, con l'autorizzazione del primato del Presidente del Consiglio, chiederemo a un colosso mondiale di finanziare l'editoria italiana, e sarà così, con lo strumento normativo sul tavolo, o facciamo un accordo o si fa l'intervento normativo. Allora, per venire alla cultura, Luciano faceva degli esempi molto interessanti, come diceva, non li ripeto, ma l'esempio Tom's Colosseo, nel nostro ordinamento giuridico ha fatto solo capolino il contratto di sponsorizzazione, no? Qua e là viene rintracciato in qualche intervento normativo, ma è possibile non elevare a sistema il contratto di sponsorizzazione, magari anche con quel meccanismo premiale o penalizzante che dicevi tu prima, legato alle gare d'appalto, ma meglio che me la persone non ci complichiamo la vita. Cioè, secondo me è assolutamente possibile. Una delle esperienze più belle che io ho fatto da legislatore, diciamo così, fu quando introducemmo nella famosa finanziaria, l'ultima del vecchio stampo, diciamo, del 2007, quando introduce poi il credito d'imposta sul cinema, per il cinema. Fu io incaricato, fece una riunione con i registri, tutto questo, ormai per fare questo strumento. Da allora tutti, non certo per mio merito, c'era chi aveva elaborato bene quello strumento, io ero un semplice portatore, diciamo di. Da allora quello strumento è il strumento più gettonato per finanziare un settore decisivo. Allora, un sistema di credito d'imposta diffuso come quello che si è consolidato sull'efficienza energetica piuttosto che sull'infrastrutturazione, di agevolazione fiscale di studio, di contratti di sponsorizzazione, di stimolo e penalizzazione del sistema delle imprese. Ci escono i soldi per la cultura, visto che non lo possiamo prendere, e poi tagliare un po' dei 10.000 rivoli che alimentano una spesa che è una spesa incontrollata e che produce molte volte la non cultura, le cose impresentabili e così via. Queste e molte altre cose è possibile fare, e io credo che quando passerà la bufera dell'emergenza, quando recupereremo un po' di razionalità e di approccio riformista forte e autentico, queste cose si potranno fare per davvero. Grazie per l'opportunità di essere qui. Scusate un attimo, allora ringraziamo tutti e noi chiaramente darvi appuntamento alla prossima iniziativa che andiamo avanti con questo programma. Volevo far dare un saluto e ringraziarvi ancora, due minuti a Giacinto e a Pierluigi. Allora, io volevo dire a tutti una cosa molto brevemente. Uno, il discorso che ha detto Luciano, che quando ha parlato di Fara probabilmente voleva dire chiodo, perché in Italia in Arnabuzza il significato del Fara che si dice un chiodo, un chiodo. Probabilmente non l'ha detto per non avere un
risvolto politico, ma lì hanno avuto questi problemi. Ecco, sull'italiano, noi abbiamo parlato del fatto che la Grande Rosbeth ha fatto un finanziamento nel 1929 per la cultura, per le arti, eccetera. Un'altra cosa importante è successa nel 1943 in Inghilterra, guarda che sempre all'estero, ma in Inghilterra, che era l'Inghilterra in guerra con appunto l'Italia, e il ministro dell'economia è andato a Churchill dicendo: guarda, qui la crisi economica è tragica, bisogna che tagliamo i fondi delle arti. Churchill, senza neanche che il suo sguardo alle carte che stava guardando, disse: no, santo Dio, è proprio per questo che lo stiamo combattendo, cioè per difendere le arti, che vuol dire difendere la nostra libertà, perché come dice Josip Brodsky, grande poeta premio Nobel, non c'è futuro al di fuori di ciò che l'arte promette. L'ultima, perché l'arte è sempre su questo incontro, di Luigi Sacco, e noi andremo avanti anche e soprattutto per l'occasione che ci ha dato Pierluigi, con l'aiuto di Giacinto, per creare un programma, un progetto insieme a tutti quelli che hanno contribuito, e ringrazio tutti che fino a quest'ora state ancora qui. Veramente solo due parole per ringraziarvi, perché effettivamente io credo che anche questo pomeriggio abbia dimostrato quanto questa città sia ancora vitale, quanto davvero forte sia il desiderio di ricreare il futuro attraverso la cultura. Volevo solo fare due brevissime chiarificazioni. Nel mio discorso non c'è nulla contro il turismo, è importante questo. Cioè è fondamentale però capire che il turismo in un certo senso è più la conseguenza del discorso che stiamo facendo che la causa. Cioè tante volte si dà l'idea che noi dobbiamo fare sviluppo perché c'è il turismo e quindi verrà la cultura. E dalla mia esperienza è vero il contrario. Allo stesso tempo vorrei dire che anche io, uno dei miei concetti più memorabili, lo ricordo da una delle rappresentanti di questa emergenza, che è stato il concetto straordinario di Caetano Veloso e Gilberto Giugno per rappresentare l'Italia 2, e voglio dire, in un posto come Pescara, cioè avere una cosa di questo genere, non so quanti altri posti d'Italia possono dire lo stesso. L'ultima cosa, è stato giustamente ricordato, il POR, cioè la pianificazione operativa regionale, è una cosa importantissima, cioè qui ci stiamo giocando un pezzo enorme di futuro. Io peraltro sono stato io il valutatore per la Commissione Europea dei fondi POR per la cultura del 2007-2013, quindi ho scritto io il rapporto della Commissione. Non c'è una regione italiana che nel ciclo 2007-2013 abbia messo nel POR una linea operativa unicamente dedicata alla cultura. Cioè questa è un'occasione importantissima, se ci si riesce stavolta, se l'Abruzzo da questo punto di vista si distingue, allora ci sono, come dire, le condizioni concrete per poter fare molte delle cose che abbiamo detto, se no, no. E il problema non è tanto dire vogliamo spendere 40 milioni per la cultura piuttosto che 50, ma è che ci sia una linea, perché una volta che c'è una linea ci sono le condizioni, altrimenti se manca una linea, qualunque tipo di stanziamento può essere ricontrattato. Quindi mi raccomando, questo è il punto decisivo. Ultimissima cosa, mi sembra che ci sia anche, questa è una cosa molto bella e spero davvero che si traduca in azione, un impegno politico a farci il serio. Allora, io spero che questo sia vero, ne sono, come dire, ho l'ottimismo della volontà, anche se devo dire tanti anni di disillusioni in Italia mi fanno a volte perdere il pessimismo della ragione. Però c'è secondo me un ottimismo della volontà che stasera si respirava, spero che questo sia vero, anche perché credo che questa sia un po' l'ultima chiamata della nostra regione. Se in questo ciclo non ce la facciamo, risprofondiamo nel mezzogiorno pieno da cui siamo faticosamente usciti con tanti sacrifici di quelli che ci hanno preceduto. Quindi non vanifichiamo questo e cerchiamo anzi al contrario di riprendere la strada. Grazie a tutti. Grazie a tutti.